ben consolidato perché vede nei 5 soggetti arrestati oggi le parti di un sistema molto ben collaudato, dove il rapporto tra impresa e giustizia tributaria, giudice tributario, era tenuto da un commercialista, da un professionista. Il giudice si avvaleva anche della collaborazione di un suo cancelliere e quindi era tutto un meccanismo volto a realizzare un unico intento, che era quello di modificare e redigere sentenze di accoglimento di ricorsi presentati dall'azienda.